Una delle feste più belle che io ricordo della mia infanzia è la festa della vendemmia, perché la vendemmia era veramente una festa. Di solito ci si spostava in campagna dal paese. Arrivavano contadini e contadine dai dintorni per tagliare i grappoli. E questi grappoli venivano tagliati e messi dentro in grandi canestri e poi depositati pian piano, venivano trasportati da un carretto con un asino, mi ricordo, dai filari dell'uva, venivano trasportati pian piano in questo posto che si chiamava Palmento, dove venivano poi depositati. E degli altri contadini, con i piedi nudi, lavati precedentemente, e con i pantaloni arrotolati fino all'inguine, entravano in questo palmento e schiacciavano l'uva, la schiacciavano cantando di solito, e qualche volta era permesso anche a noi bambini di andare a provare, e veniva fuori una sorta di profumo, come un qualche cosa che faceva quasi sbronzare, ci si sentiva quasi sbronzi, eravamo tutti molto contenti. Quando questa operazione finiva e il mostro poi veniva depositato, ma di questo io non ricordo qual era poi la continuazione per farlo diventare vino, io non lo conosco, mi ricordo invece queste grandi feste che si facevano alla fine della vendemmia, la sera, sull'aia. Ed era, c'è un ricordo molto piacevole, di solito si prendevano delle foglie di vite, i piccioli delle foglie di vite venivano spaccati in due e c'era un maschio e una femmina che dovevano andare a prendere il picciolo e si formavano delle coppie e queste coppie poi scomparivano e andavano nei filari. E io da piccolina non sapevo che cosa andassero a fare e mi ricordo che dicevo voglio andare anch'io, voglio andare anch'io, mi dicevano no, è solo per grandi, è solo per adulti. Era il modo evidentemente per fare l'amore, non lo so, era molto gradevole comunque il tutto. Poi si cantava e si ballava e mi ricordo uno dei contadini che suonava la chitarra, lui pensava di poter cantare tutte le canzoni e sceglieva molto spesso delle canzoni francesi e me ne ricordo una in particolare perché mi aveva molto colpito. Lui leggeva i testi e li pronunciava così come erano scritti, per cui era per esempio vestita di voile di chiffon, no? Per dire di voile di chiffon, ed era piacevolissimo da vedere, noi ridevamo come pazzi e lui si divertiva moltissimo e si sentiva un grande cantante. E questa è una delle feste tipiche della vendemmia, che adesso non c'è più perché adesso ci sono le macchine che fanno tutto, non ci sono più, penso.